Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura. Parliamo di Rigopiano perché oggi si è tornati in aula e per farlo andiamo in diretta dal Tribunale di Pescara dove c'è il nostro Stefano Recanati a cui do il buongiorno. Stefano, allora c'è attesa per la decisione tra poco del giudice per le udienze preliminari per quanto riguarda le intercettazioni di questa vicenda, brutta vicenda purtroppo della sciagura di Rigopiano. A te Stefano. Buongiorno dal Tribunale di Pescara. Sì, è prevista per tra poco meno di mezz'ora la decisione del GUP Gianluca Sarandrea su tre decisioni importanti. Una l'hai annunciata già tu, quella delle intercettazioni, per il proseguo del processo Rigopiano. Sono tre decisioni che si stanno vagliando da due ore, per questa la decisione è attesa per le 14:30, come abbiamo detto. Ricordiamo, è doveroso farlo, la tragedia di Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone. Intanto la prima decisione dovrà essere presa per dare seguito alle richieste dell'incidente probatorio sul tenente colonnello dei forestali Anna Maria Angelozzi. Questo era stato richiesto dagli avvocati di Ilario Lacchetta, sindaco di Farindola, a cui questa mattina è seguita la richiesta anche dell'avvocato Romolo Rebo, l'avvocato di alcune persone coinvolte direttamente in questa vicenda. Poi, come abbiamo detto, l'ammissibilità sulle intercettazioni, intercettazioni telefoniche che provengono da un'altra procura, vengono dalla procura di L'Aquila, però intercettazioni che in questo momento sembrano essere direttamente interessate sulla vicenda Rigopiano. Su questo ovviamente si sono opposti gli avvocati spagnolo e Galasso, rispettivamente legali di Antonio Di Marco e D'Inceco della provincia, ex della provincia di Pescara, e di Ida De Cesare. Invece non si è opposto il pubblico ministero, e per questo, come abbiamo detto anche in apertura, la decisione del GUP Sarandrea sarà a questo punto fondamentale per il proseguo di questo processo. Poi, terza e ultima decisione, sui sequestri conservativi degli stipendi. Questo l'aveva chiesto l'avvocato Romolo Reboa nella scorsa udienza. Il GUP Sarandrea sarà chiamato anche a decidere per questo. Ovviamente chi si è opposto sono i legali degli avvocati dei diretti interessati, gli avvocati dell'ex prefetto Provolo, dell'oramai funzionario della protezione civile regionale Visca, che adesso è in pensione, e di Belmaggio del servizio prevenzione rischi. Quindi tra poco meno di mezz'ora saranno questi i punti fondamentali per cui dovrà prendere una decisione Gianluca Stefano e tutti i familiari, ovviamente, con i loro avvocati. Sì, sì Stefano, volevo chiederti, al di là poi chiaramente delle fasi processuali e delle decisioni molto attese del GUP Sarandrea che ci hai detto poc'anzi, volevo chiederti qual è un po' lo stato d'animo del comitato dei familiari delle vittime rispetto, insomma, a questo aumento dei contagi che, e noi non ce lo auguriamo, potrebbe anche comportare un nuovo stop di questo processo. Ecco, era proprio il punto in cui stavo arrivando, quello dei contagi, perché proprio il presidente del Tribunale, Angelo Mariano Bozza, in questi giorni ha detto che dall'alto non sono arrivate nessuna decisione sul proseguo delle funzioni del Tribunale, quindi si andrà avanti come prassi e come da calendarizzazione. Certo è che l'aumento in questi giorni dei numeri dei contagi fa calare ancora una volta la paura per un nuovo stop che già c'è stato nei mesi di marzo, aprile e maggio, e poi che si è portato come strascico anche nell'estate, per cui si è tornato in tribunale solo nel mese di settembre. La paura sui volti dei familiari c'è anche per questo, perché un nuovo stop significherebbe allungare ancora i tempi e allungare ancora la parte di queste udienze preliminari, e non si sa se poi basterà la primavera per tornare in aula. Noi ce lo auguriamo, anzi noi ci auguriamo che si possa
continuare in questi giorni come si sta facendo adesso, anche con questo distanziamento sociale tra le aule. In più vi diciamo che nei giorni scorsi c'è stato uno studio internazionale che ha analizzato proprio il momento della valanga, la dinamica della valanga, che in 90 secondi, pensate, ha inghiottito l'hotel. I dettagli sono nel servizio che possiamo vedere. La valanga, all'origine della tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017, si è staccata dal Monte Siella alle ore 16.41, scendendo a valle e entrata in un canyon alle ore 16.43, colpendo l'hotel alla velocità di circa 100 km orari. È avvenuto nell'arco di un minuto e mezzo l'evento costato la vita a 29 persone e che dal punto di vista geologico è ricostruito per la prima volta nella ricerca pubblicata dalla rivista Scientific Reports, da Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e NGV, Politecnico di Torino, Istituto Svizzero WSL per la ricerca sulla neve e la valanga dell'Università di Monaco. Sono state tre le fasi in cui si è propagata la valanga: restringimento della finestra temporale, in cui è avvenuta la valanga basandosi sulla cronologia e sul contenuto delle chiamate e dei messaggi di emergenza inviati dall'hotel. Da questo studio è emerso così che alle ore 16.30 italiane è avvenuta l'ultima chiamata dall'hotel e alle 16.54 c'è stato un tentativo di invio di un messaggio WhatsApp di richiesta di aiuto da una delle persone rimaste bloccate nella neve. Dunque di qui la prima possibilità di restringere la finestra temporale a 24 minuti. Poi la ricerca dei segnali sismici, visto che in quel periodo eravamo nel pieno della sequenza sismica dell'Italia centrale, con epicentri a circa 45 km a ovest di Rigopiano. Abbiamo, continuano i ricercatori, studiato il contenuto spettrale e la direzione di provenienza, osservando così tre distinte fasi sismiche avvenute a distanza di pochi secondi. Resta per i ricercatori da capire come mai una valanga che si muove in superficie possa trasmettere energia sismica nel sottosuolo. La ricostruzione dell'evento ha evidenziato che la valanga nella discesa verso valle ha percorso in tutto 2.400 metri e ha travolto alberi e rocce, cambiando massa con incremento continuo del proprio peso specifico. Oggi, continuano, sappiamo che la velocità con cui la valanga ha colpito l'albergo è stata di 28 metri al secondo, quasi 100 km orari. Ed ecco, chissà che i dettagli di questo studio potranno servire quantomeno agli avvocati, perché no, per portare nuove prove a questo processo di Rigopiano. Allora, siamo a una ventina di minuti dall'attesa della decisione del GUP Sarandrea. I dettagli li forniremo durante il servizio del TG di TV6 della sera. Per ora dal Tribunale di Pescara è tutto, linea allo studio. Sì, grazie a Stefano Recanati. Tra l'altro, dati quelli che ci hai dato nel servizio che riguarda appunto questo studio davvero impressionanti e che danno la dimensione di quello che è accaduto purtroppo quello sciagurato giorno di gennaio. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, ora voltiamo pagina perché l'accordo e il protocollo d'intesa firmato da Abruzzo, Marche, Molise e Puglia sullo sviluppo di una strategia comune per le infrastrutture è un fatto positivo, come sottolinea la CGIL, che però ora auspica che ci siano dei passi concreti. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. La settimana scorsa è stato firmato questo protocollo tra i presidenti di quattro regioni, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, per uno sviluppo delle infrastrutture lungo il corridoio adriatico, un protocollo che voi approvate, però ci sono già le prime scadenze e l'auspicio che dalle parole si possa passare subito ai fatti. Certo, noi abbiamo appreso assolutamente favorevolmente questa iniziativa dei quattro governatori che amministrano le regioni del centro-meridione che si affacciano sull'Adriatico. Abbiamo apprezzato anche che siano state messe da parte anche alcune divergenze politiche che ovviamente ci sono, perché queste regioni sono anche eterogenee dal punto di vista politico, e quindi si è deciso in pratica di puntare all'obiettivo, ed è quello di colmare un gap infrastrutturale datato nel tempo e per il quale ci sono grandissime responsabilità proprio dei politici che hanno governato queste quattro regioni e hanno permesso che si creasse appunto
questa disparità di trattamento rispetto al resto d'Italia. Quindi è sicuramente una bella notizia, c'è da fare tantissimo, c'è qualche iniziativa che è già stata portata avanti, penso sicuramente alla Bari-Napoli che collegherà appunto l'Adriatico con il Tirreno, sono stati previsti i grandi stanziamenti, così come abbiamo appreso poco tempo fa anche della linea veloce ferroviaria tra Pescara e Roma, anche lì grandi investimenti, e probabilmente noi ci attendiamo analoghe attenzioni anche per il Molise, che non ha un collegamento da Termoli verso il Tirreno, così come ci attendiamo che ci siano sviluppi anche per Orte Falconara, che interessa le Marche. Analogamente ci aspettiamo che ci siano interventi anche nel settore autostradale, noi abbiamo passato tanti guai nei mesi scorsi a causa della chiusura di alcuni viadotti. Ecco, noi l'idea di estendere la terza corsia autostradale fino alla Puglia, quindi fino a Lecce, è sicuramente una decisione condivisibile. Però, ripeto, tutto questo poi deve essere corredato dai fatti, come diceva lei. Siccome ci sono delle scadenze che incombono, io penso a quella del 2 novembre per la revisione dei corridoi europei, no? Noi stiamo puntando, soprattutto come Abruzzo, al corridoio est-ovest che collega direttamente Barcellona, passando per Civitavecchia, Pescara, Ortona e Ploce. Ecco, noi siccome sappiamo che c'è una scadenza, che è quella del 2 novembre, entro la quale vanno presentati i progetti di modifica di questi corridoi, vorremmo che fossero conseguenti. A proposito di infrastrutture, lo abbiamo già sentito nel servizio appena andato in onda, presentato il progetto per la linea ferroviaria Roma-Pescara per la velocizzazione di questa tratta. Gli ambientalisti però denunciano che la galleria in progetto sotto il Monte Morrone potrebbe contaminare le falde acquifere e sarebbe realizzata tra l'altro in una zona altamente sismica. Vediamo di più nel servizio di Giuseppe Dintino. Un altro passo verso l'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara. È stato presentato il progetto degli interventi ed RFI è finita subito al centro della polemica, insorgono gli ambientalisti, per un'opera definita quantomeno approssimativa. Motivo del contendere la galleria che si vorrebbe realizzare sotto il Monte Morrone nel Parco della Maiella, che rischia di contaminare le falde acquifere. Una galleria di 13 km di lunghezza, più di quella del Gran Sasso, appena a monte delle sorgenti del Giardino, che riforniscono l'acquedotto di Pescara, Chieti e decine di comuni della Val Pescara, che già oggi hanno l'acqua razionata. Ora, scavare una galleria a monte delle sorgenti è molto rischioso, perché pone a rischio proprio le sorgenti. Come abbiamo visto già nel Gran Sasso, abbiamo un esempio proprio nella nostra regione di danno ambientale immenso, che però poi ha un impatto anche sul rifornimento degli acquedotti. È una galleria assolutamente che non possiamo accettare, non si possono mettere a rischio i diritti dei cittadini di bere acqua potabile, peraltro noi andiamo verso i cambiamenti climatici, quindi le sorgenti sono qualcosa da salvaguardare, lì escono 1100 litri ogni secondo e quell'acqua la dobbiamo salvaguardare assolutamente. E poi vi è anche la questione della sismicità dell'area, l'infrastruttura infatti dovrebbe attraversare la famigerata faglia del Morrone, una delle zone europee a maggior rischio terremoto. Quando si muovono queste faglie non c'è solo lo scuotimento, ma si può veramente rompere il terreno formando dei gradini. Quindi la galleria diventerebbe inutilizzabile, come è avvenuto per una galleria a Forche Canapine nel terremoto del 2016. Si è formato un gradino e praticamente bisognerebbe abbandonare una galleria del costo di miliardi. Ecco, è veramente una proposta insensata, di scarso approfondimento progettuale, e ci sorprende anche solo che sia stata presentata. Voltiamo pagina, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verisi è espressa rispetto alle potenzialità del sistema sanitario abruzzese di reagire a questa emergenza Covid. Non stiamo valutando ulteriori restrizioni oltre a quelle già annunciate, queste le parole dell'assessore che ascoltiamo nell'intervista.
La curva epidemiologica continua ad aumentare, si teme che possano esaurirsi i posti letto, com'è la situazione? Allora, noi abbiamo un aumento di casi positivi nella nostra regione, aumenti di contagio, quindi un'attenzione costante e continua, abbiamo riunito quotidianamente le unità di crisi per valutare a seconda dei pazienti, a seconda dei positivi. Ad oggi abbiamo una situazione sotto controllo, qualsiasi paziente ha ricevuto le giuste cure appropriate e quindi volta per volta stiamo modulando quella che è la nostra organizzazione del sistema sanitario regionale. E la regione sta valutando anche ulteriori misure oltre a quelle nazionali per placare la curva dei contagi? No, ulteriori misure oltre a quelle che abbiamo dato ieri, il Presidente Marsilio ha firmato proprio un'ordinanza in prossimità delle festività del ponte dei morti e quindi è importante portare avanti invece quegli indirizzi e quelle disposizioni che sono state date da quelle ordinanze perché vanno ad evitare tutti quei momenti di assembramento e tutti quei momenti in cui ci può essere maggiore contagio. L'associazione Adricesta torna a mettere in campo azioni di solidarietà volte a sostenere la sanità abruzzese e gli operatori oltre che i volontari. Vediamo. Il Covid non ferma la solidarietà. La Onlus Adricesta ha raccolto, grazie al contributo di personaggi celebri, associazioni, società sportive ed esponenti politici, 12.000 euro volti al potenziamento dell'ospedale di Pescara, ma non solo, donati anche importanti strumenti ad altri istituti abruzzesi, come il Centro di Diabetologia Pediatrica di Chieti, all'Istituto Tessuti e Biobanche di Pescara e alla Croce Rossa. È un'iniziativa di grande solidarietà sociale, di un abbraccio che arriva da tante persone, dal mondo dello sport abruzzese, dal mondo della politica e dal mondo del volontariato tutto. Quindi non possiamo non credere che l'unione faccia la forza e quindi è ora di donare, è partita a ridosso proprio della pandemia che ci ha colpiti a marzo e è un'idea che ci è venuta di sera parlando con i vari volontari e l'abbiamo messa in atto. Non pensavamo di raggiungere un ottimo risultato e soprattutto che continuasse, quindi abbiamo aperto canali sulla rete del dono, canali YouTube, abbiamo potenziato Facebook, addirittura abbiamo coinvolto personaggi di tutto l'Abruzzo che potessero aiutarci a raccogliere fondi per l'ospedale di Pescara, però non potevamo rimanere fermi solo all'ospedale di Pescara. Per il Covid ci siamo diretti per l'ospedale di Pescara, ma sono arrivati anche fondi perché c'erano delle richieste per altri reparti e anche di altri ospedali che avevano delle necessità. Il tradizionale presepe del Vaticano parlerà abruzzese perché quest'anno arriverà da Castelli, il paese nella provincia di Teramo famoso per le sue ceramiche. Il presepe monumentale di Castelli infatti ha la caratteristica di essere formato da statue in ceramica a grandezza maggiore del naturale, rappresenta chiaramente un simbolo culturale per l'intero Abruzzo, ma è considerato anche un oggetto di arte contemporanea. Si tratta di un'opera realizzata dagli alunni e dai docenti dell'Istituto d'Arte Grue, attuale liceo artistico statale per il design, che nel decennio 1965-75 dedicò l'attività didattica al tema natalizio. La cerimonia di inaugurazione del presepe, l'illuminazione dell'albero di Natale in piazza San Pietro, si terrà venerdì 11 di dicembre alle ore 16:30. Andiamo a Teramo ora, dove raddoppiano le iscrizioni al Conservatorio Gaetano Braga, un'eccellenza della regione nel campo della musica. Gli iscritti sono oltre 400, ma la mancanza della sede storica inagibile a causa del terremoto resta una ferita aperta. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Il Conservatorio Gaetano Braga di Teramo è un'eccellenza abruzzese, statizzato dal 2015 con 400 allievi iscritti e 60 corsi attivi, è un'istituzione culturale tra le più prestigiose del territorio che in questi anni ha sofferto a causa di terremoti e debiti pregressi. Problemi sapientemente superati sotto la direzione del maestro Federico Paci, che passa il testimone a Tatiana Vratonic. È vero che è difficile fare un breve bilancio di 6 anni, ma insomma ci dica le tappe più importanti che lei ha percorso in questo periodo.
Le tappe più importanti possiamo fare davvero l'inizio e la fine, cioè aver preso un'istituzione distrutta praticamente, cioè con debiti circa per 2 milioni di euro e pochissime iscrizioni, e dopo 6 anni abbiamo un'istituzione che ha oltre 400 allievi e praticamente azzerato i debiti. Questo proprio per dirvi il gap che c'è stato tra l'inizio e quello che è oggi il conservatorio. Naturalmente la statizzazione ha risolto molte cose e soprattutto ci ha dato forza per cominciare a ricostruire una nuova istituzione. Abbiamo salvato un pezzo di storia di questa città. Quest'anno abbiamo celebrato 125 anni dalla fondazione. Di questo sono davvero orgoglioso. Nella continuità, quale sarà il suo programma? La continuità senz'altro proiettata, diciamo, verso il futuro, verso una crescita, verso uno sviluppo, con diverse novità che introduceremo, diciamo, che introdurremo. La spina nel cuore del Conservatorio Braga resta però la sede Generazioni di Teramani del quartiere di Santa Maria Bitetto, sede storica del Braga. Sono cresciute al suono di quei strumenti che riempivano le strade intorno al bellissimo edificio di Piazza Verdi, inagibile purtroppo da tempo, ma il Presidente Lino Befacchia si dice certo che prima o poi si tornerà a casa. Sarebbe ora che questa bella istituzione tornasse a casa propria. Quella è casa. Ulisse ci ha impiegato 20 anni per tornare, 10 anni di peregrinazioni. Noi cercheremo di battere questo record. Dobbiamo fare ancora un piccolo step, perché fra qualche tempo andremo alla sede di Corso San Giorgio, alla sede dell'INPS. Noi permuteremo temporaneamente questa con la sede, perché l'INPS intende raggruppare i suoi uffici in questo immobile. A brevissimo tempo, penso, questione di giorni, ci sarà l'assegnazione in tempi concuri, non alle calende greche. Noi vedremo intanto il progetto esecutivo. La ipotesi costruttiva è forse nel 2021 c'è la consegna dei lavori. Sarà per tutta la città, io penso, il caso di brindare. Sulla fine dei lavori molti non arriveranno, perché in Italia si incominciano i ponti e molte volte dopo 30 anni i ponti sono lì senza ingresso e senza uscite, come a Mosciano. Prima di passare allo sport, una notizia di cronaca appena arrivata in redazione: grave incidente agricolo oggi a Villa Santa Maria in provincia di Chieti, dove un uomo di 65 anni del posto si è procurato un taglio alla gamba sinistra all'altezza del ginocchio mentre con la motosega stava potando alberi da frutta. Per un miracolo l'arto non ha subito l'amputazione dopo che la motosega, a seguito della pressione su un ramo, è schizzata senza poterla più gestire. Il ferito è stato subito soccorso dal 118 e trasportato in eli soccorso all'ospedale di Chieti, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la gamba. Per accertare le modalità dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Santa Maria. Ed ora, come detto, la pagina dello sport in casa Pescara va lentamente svuotandosi l'infermeria, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Seter sarà a disposizione di Oddo per il posticipo di lunedì e spera in una convocazione anche Raul Asensio, che andiamo ad ascoltare nell'intervista. Raul, innanzitutto quali sono le tue condizioni fisiche? Ora io mi sento bene, sto anche iniziando a lavorare un po' già con la palla. Io, le mie sensazioni sono molto, molto buone, spero farcela in questi giorni per essere convocato a Lecce. Qualcuno dice che Asensio si porta dietro dalla passata stagione qualche problema alla cartilagine, è così? Se io ho avuto qualche problema alla cartilagine, ma questo non è il motivo per cui sono fermo, perché comunque io ho fatto un ritiro col Genoa in cui non mi sono mai fermato, ho fatto tutti gli allenamenti per un mese, ero arrivato in condizioni buonissime, purtroppo ho sofferto questa cosa al flessore, è questo che mi sta dando un po' di fastidio ora, ma come ho detto, penso che le mie sensazioni sono positive, quindi spero in questi giorni rientrare con il gruppo. Se non per la gara di Lecce, sicuramente per quella con il Cittadella. Sì, penso per quella Cittadella sicuro, poi io spero anche quella di Lecce, ovvio
che io vorrei rientrare il più presto possibile, però c'è anche da rispettare la parola del dottore e dei fisio, che comunque non vogliono che rischio niente. Comunque io, come ho detto, penso che sto bene, penso che ce la posso fare anche per Lecce. Pescara ha tanto bisogno di Asensio, di Setter, queste prime partite in pratica non ci sono quasi stati attaccanti centrali e in campo si sono viste le conseguenze. Questo purtroppo è stato sfortuna, perché ci siamo fatti male tutti e due attaccanti, gli unici due attaccanti che ha la squadra si sono fatti male nello stesso periodo. Non è una cosa normale, però purtroppo è successo così. La squadra però può fare tante cose anche senza di noi, ma io penso che sarò al più presto disponibile per dare una mano, perché comunque sono uno che non gli piace stare fermo. Non gli piace vedere la squadra giocare dalla TV, soprattutto in un periodo così mi brucia tantissimo, e per questo dico spero stare subito disponibile. Un'ultima curiosità: il tuo attaccante professionista di riferimento e il tuo idolo da bambino chi è? E io fin da piccolo, anche per come ha iniziato lui, è stato sempre Ibrahimovic. Perché anche lui ha fatto arti marziali da piccolo, come ho fatto io, prima di iniziare a giocare a calcio ancora faccio, e io mi guardo tanto in lui. Anticipo dell'ottava giornata di Serie C col Teramo che andrà in trasferta al Marcello Torre di Pagani contro i campani di Erra. Biancorossi con delle assenze in attesa dell'esito dei tamponi effettuati per valutare anche altri giocatori, tra i quali Santoro. Stamattina conferenza stampa del tecnico Paci, che ha parlato della partita di domani e della necessità per la sua squadra di confermare i livelli delle prime giornate di campionato. Sentiamo. È una partita in quanto tale è difficile. È difficile perché ogni partita ha le sue insidie, soprattutto giocare fuori casa, soprattutto giocare contro una squadra che in questo momento è un po' assetata, no? di vittoria, e quindi è una partita difficile a prescindere dai dati, no? degli score. Non credo che la partita si basi su quello. Sappiamo per noi l'importanza di questa opportunità di continuare a far bene, conosciamo la loro voglia, no? di giocare questa partita, e abbiamo preparato la partita come ogni settimana. Credo che possa assomigliare alla gara di Potenza, perché abbiamo studiato la Paganese, è una squadra con un baricentro molto basso, giocano 3-5-2 e diventano 5 difensori in linea, e quindi sarà quel tipo di partita, sarà una partita in cui la lotta sulle prime palle può fare la differenza, sarà una partita in cui la partita delle palle inattive può fare la differenza, e quindi sarà una partita sporca. Mi aspetto questo tipo di partita. Abbiamo preparato questo tipo di partita, molto simile al Potenza. Col Potenza non eravamo prontissimi a quel tipo di partita, poi ci siamo adattati, i ragazzi sono stati bravi ad adattarsi. Non sarà una partita facile, ma... credo che non sarà facile neanche per loro, perché in questo momento stiamo bene e vogliamo competere al nostro massimo, e quindi andiamo giù consapevoli della difficoltà della partita, ma a giocare per vincere come sempre. Fino adesso il Teramo ha dimostrato che è una grande squadra, da qui in avanti lo dovremo dimostrare, perché nel calcio si fa subito a tornare ad essere una squadra normale. Quindi questa squadra ha dimostrato di avere le qualità, cose in cui io ho sempre creduto. La difficoltà naturalmente sta nel continuare, nel perseverare, no? Ad avere questo tipo di atteggiamento. Io sono convinto che noi lotteremo sempre. I risultati non prometto risultati, noi come squadra non promettiamo, perché non possiamo controllare i risultati. In campo può succedere di tutto. Sicuramente, la lotta, il pantaloncino sporco, quello sarà la nostra caratteristica da qua alla fine. La cosa grande sarà continuare su questo trend, ma sono sicuro che con il giusto approccio e con la giusta umiltà possiamo far bene in questo campionato.
Bomba, un problema alla schiena, Soprano ancora un po' l'adduttore, Viero ha fatto una distorsione domenica e Gerbi ancora ha avuto un piccolo risentimento allo psoas, all'adduttore e non si è allenato negli ultimi due giorni. E nel pomeriggio aspettiamo anche l'esito dei tamponi che abbiamo fatto ieri, perché in questo momento siamo sempre sul chi va là e siamo sempre nella speranza che vada tutto bene, insomma. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo appuntamento è come sempre alle ore 19 on demand. Tra poco saranno disponibili tutti i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e anche sui nostri social. Io vi auguro una buona giornata.